Oggi puntata differente su Invest Hero, proprio in controtendenza, andiamo a parlare di risparmio, come risparmiare al meglio, quindi non parleremo di investimenti, ma spiegherò in maniera pratica come sono riuscito, per esempio, a risparmiare, non so, 300 euro sul telefono nuovo, 50 euro sulle scarpe, sull'orologio altri 50 euro e così via. Però entriamo nello specifico, sarà un video molto molto pratico e soprattutto veloce, snello. Il risparmio deve essere una dote importante in ogni investitore a qualsiasi livello. Chiaramente se sei all'inizio è molto importante diventare padrone del risparmio per poter aumentare quel gruzzoletto da tenere da parte, da utilizzare per i primi investimenti. Se al contrario sei un investitore già navigato, saprai perfettamente che la gestione della propria cassa e l'aumento di risparmio ti darà la possibilità di aumentare il capitale che metti a riserva, a deposito, come lo definiamo capitale cuscinetto per far fronte a determinate problematiche, oppure ricarichi il tuo capitale operativo per potenziare le tue posizioni nei vari investimenti. Ma nello specifico, cosa faccio tutti i giorni per risparmiare al meglio, pur garantendomi un tenore di vita più che accettabile e quindi risparmiando anche una buona parte di capitali da riutilizzare negli investimenti? Vediamolo step by step. Punto numero uno, l'ho già accennato in altri video, devi saper tracciare e gestire tutto il denaro, tutto il tuo flusso di cassa, sia in entrata che in uscita. È un concetto che ho riportato in diversi video passati e all'interno di Professione Investitore di Klabiro c'è un capitolo specifico su come tracciare le proprie entrate ogni mese, che tu sia dipendente, libero professionista, imprenditore, avrai pur sempre un capitale, un reddito in entrata ogni mese, così come devi tenere veramente bene sotto controllo le tue uscite, riuscendo quindi a capire quali sono delle uscite sane e normali per il tuo tenore di vita, ma così anche puoi andare a trovare delle uscite, delle spese che non sono molto sane, magari tendenti a vizi oppure che non hanno senso di essere presenti nel tuo conto economico mensile. Bene, proprio su queste spese devi mettere il tuo focus e riuscirle ad andare a tagliare. Vai a diminuire determinate spese su questo periodo che magari non hanno totalmente senso. Esempio, siamo in periodo Covid, non si può uscire, non si può andare al ristorante con gli amici, bar e quant'altro. Chiaramente tutte quelle spese lì, caspita, in questo momento dovresti avere un risparmio maggiore rispetto al passato. Rispetto, oddio, lo scorso anno eravamo già in fase lockdown, però rispetto a 2 anni fa, nello stesso periodo, probabilmente ti dovrebbero avanzare 200-300 euro in più ogni mese. Bene, quei 200-300 euro in più ogni mese ti possono essere molto utili da utilizzare per un futuro investimento. E proprio con questi 300 euro risparmiati ho fatto un video d'esempio su come poterli fruttare al meglio per arrivare fino a 100.000 euro. Ti lascio un video qua per spiegarti come fare. Ma per tenere traccia in maniera efficace delle proprie spese, il consiglio che ti posso dare è: se non sei tecnologico, puoi utilizzare un taccuino, segni quello che ti entra, ti esce e fai tutto a mano. Però non è comodissimo. Impara un minimo a utilizzare Excel. Con Excel puoi veramente fare dei miracoli. Puoi scaricare un template già fatto o comunque puoi andare a creare un template ad hoc per le tue spese mensili e quindi già in questo modo riesci a tenere sotto traccia tutto. Inoltre, puoi anche far conto di alcune app per la gestione delle finanze personali. Io ne ho utilizzate diverse, non mi sono trovato troppo bene, tanto che mi sono fatto sviluppare un'app apposita per gestire le spese ogni mese. Però il giusto compromesso in questo caso veramente è Excel. Lo impari a utilizzare e veramente sei totalmente libero nel gestire le tue finanze a livello personale. Il punto numero due è ricerca. Ricerca attivamente qualsiasi occasione. Sì, perché non devi aspettarti che trovi sconti, possibilità di acquistare cose sotto costo in maniera passiva. Devi fare delle ricerche abbastanza attive su cosa ti interessa e quindi dove puoi andare a trovare queste possibili offerte. Ora, i passaggi sono molto molto semplici, quelli che vado ad applicare. Magari i dettagli sono un po' più complessi e questi dettagli li lasciamo per un altro video, se l'argomento può interessare. Anzi, se ti interessa il mondo del risparmio, scrivimelo sotto nei commenti, così che magari inizio a fare anche una serie specifica su questo. Però di base quello che vado a fare è una ricerca macroscopica sui principali motori di ricerca, in primis Google. E proprio su Google esistono determinati operatori, determinati modi di scrivere la query di ricerca per andare a scovare determinati sconti, determinate offerte. E proprio di questo servirà un video apposito, perché sennò diventerebbe stralungo questo video. Però, punto numero uno, Google.
Punto numero due, sempre associato a Google, c'è la piattaforma Google Shopping, che lì inizia a essere il primo comparatore di prezzi. Poi abbiamo di mezzo Amazon e eBay come marketplace generali e, a seconda del settore che stai cercando, dell'area specifica, vai a trovare siti di settore. Esempio, telefonia, in questo caso, no dai, non facciamo nomi di... però in questo caso è di una marca specifica, vai a vedere sul sito che prezzi di listino danno, se ci sono determinate offerte già su quel sito, e da lì inizi a unire un po' tutti i vari puntini. Per esempio, su questo telefono, sul mese di aprile, c'era già uno sconto da parte della casa madre. Unito a questo, assieme a una catena di distribuzione italiana di informatica e elettrodomestici, c'erano ulteriori sconti. Unendo tutte le varie cose, ce l'ho fatta ad abbassare il prezzo fino a 300 euro. Però manca un ultimo passo. E qui arriviamo al punto numero 3, ovvero ottimizzare la parte di risparmio. L'ottimizzazione in questo caso viene fatta attraverso o codici di sconto o attività di cashback. Infatti su questo telefono ho avuto un 5% di cashback, unendo in sequenza un po' tutti i vari cashback che avevo disponibili. Se segui da tempo questo canale hai visto anche come attraverso crypto.com riesca ad abbattere un po' i vari prezzi su ogni spesa mensile del 3%, in quanto la carta ad ogni acquisto mi riconosce un 3% di cashback istantaneo. Ma non è la sola parte da sfruttare di cashback. Esistono proprio dei siti appositi di cashback dove vanno a incentivare il traffico utilizzando il loro link di affiliazione per andare a far risparmiare ancora di più l'utente, e intanto loro ci guadagnano. Come funzionano questi portali di cashback? Molto molto semplice. Vai su uno di questi portali, trovi lo store di tuo interesse. Cliccando dal loro portale, in realtà stai cliccando un link di affiliazione. Loro, quindi, attraverso quella sessione che stai portando avanti e attraverso l'acquisto che completerai, avranno una commissione sulla vendita. La commissione può girare dal 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50%. Dipende dagli accordi che hanno con l'altra parte, il venditore. Però loro, per incentivare questo traffico e l'utilizzo della loro piattaforma, ti daranno un cashback direttamente sul tuo account. E facendo così, effettivamente ogni mese riesci a ottimizzare le tue spese e migliorare la parte di risparmio. Voglio spezzare una lancia a favore al mondo delle carte associate al sistema cripto, in quanto molte di queste, ad esempio crypto.com, già ho fatto diversi video che te li lascio in descrizione su come ottimizzare e utilizzare il cashback di queste carte, però le carte in questione ti danno un cashback nella criptovaluta presente sul loro exchange, e questa molte volte va verso ad una rivalutazione, quindi il cashback che oggi magari hai di 5 euro, dopo tot tempo può migliorare ed aumentare. Esempio, tutto il cashback che ho fatto strisciando la carta di crypto.com da ottobre fino a dicembre circa, dicembre-gennaio, quindi 4-5 mesi passando carta su carta, tutto quel cashback l'ho ricevuto con una determinata cifra, ma l'ho ricevuto in cripto della piattaforma. Ora questa stessa cripto vale per 3 rispetto a quando ho fatto questi acquisti. Quindi diciamo che il risparmio non è stato su base singola, ma è stato per 3. E queste attività le puoi fare per qualsiasi spesa di tutti i giorni. Ok, magari ti togli qualche sfizio, anche il PC. L'altro PC che ho preso l'avevo trovato con grossi sconti. Quindi PC, telefono, ok, materiale tecnologico, sempre quello presente, ma c'è la possibilità di farlo anche sulla spesa, su beni di prima necessità, vestuario e quant'altro, anche sugli alloggi. Nell'ultimo periodo mi ritrovo a muovermi per questioni lavorative da uno stato all'altro, e effettivamente si deve trovare qualcosina un po' che vada a agevolare il prezzo, quindi altri portali, anche questi vanno a creare occasioni di cashback da sfruttare. E questo, unendo tutti i vari puntini, scoprirai che se ogni mese metti da parte 100-200 euro, unendo queste tecniche del cashback e dell'ottimizzazione di ricerca attiva delle varie occasioni, non dico che puoi raddoppiare il tuo risparmio mensile, ma oddio, riuscirai a risparmiare quel 20-30% in più. Bene, questi sono i metodi che utilizzo a livello macroscopico per andare a risparmiare sulle spese di tutti i giorni. Se ti interessa questo mondo,
fammelo sapere scrivendolo qui nei commenti. Farò dei video specifici, dettagliati, magari utilizzando il PC o il telefono quando faccio questi acquisti, così che puoi vedere passo dopo passo come li vado ad applicare in maniera pratica. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!